E buongiorno ragazzi, benvenuti su Talkabout, io sono Saga e in questo video torneremo a parlare della carta di Crypto.com. Lo so, è l'ennesimo video che facciamo su Crypto.com, ma è Crypto.com che continua a cambiare le regole, quindi io devo continuare a fare video. Allora, ti consiglio assolutamente di arrivare fino alla fine di questo video, perché è diviso in due parti. Nella prima parte andremo a esaminare che cosa è successo e che cosa hanno cambiato. Nella seconda parte andremo a esaminare quanto questo ha senso, quanto è ancora conveniente, insomma andremo a esaminare la cosa sotto il punto di vista più pensato, diciamo, ovvero ragionandoci sopra e vedere bene il perché, il per come e il che cosa fare adesso. Ovviamente tutto dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteresti tantissimo a far crescere il canale e se non l'hai già fatto anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo video. Dunque, per prima cosa direi di andare a leggere il comunicato che ha mandato Crypto.com a tutti i suoi utenti tramite mail, così vediamo subito che cosa è successo. Ve lo faccio vedere qua. Allora, praticamente dice che dal suo lancio nel novembre 2018 la carta Visa Crypto.com è cresciuta fino a diventare il programma di carte più popolare al mondo ed è ora disponibile in 60 paesi. Nel tentativo di garantire la sostenibilità a lungo termine del nostro programma di carte, con lo scopo principale di consentire ai titolari di carte di spendere le proprie criptovalute, e questa frase importante andremo a esaminarla dopo, in modo sicuro e semplice stiamo adattando il nostro programma di vantaggi per commercianti per livelli di carte selezionati. Allora, revisione dei vantaggi di sconto del commerciante. Allora, gli utenti di Visa, Jade Green, Royal Indigo e Ruby Steel Crypto.com, che hanno attivato la loro carta prima del 23 luglio 2022, beneficeranno dei vantaggi di sconto commerciante, quindi Spotify e Netflix, disponibili tramite il loro livello di carta soggetti alle condizioni attuali per altri 6 mesi, quindi fino al 23 gennaio. Che cosa vuol dire tutto sto pippone? Vuol dire che chi aveva fatto già una carta prima del 23 luglio, dal 23 luglio avrà ancora 6 mesi di Spotify e Netflix pagati. Dopodiché Spotify e Netflix non saranno più pagati, quindi non verranno più rimborsati al 100% né Spotify né Netflix. Successivamente i titolari di carta non riceveranno più rimborsi CRO quando spenderanno con questi commercianti. Invece i titolari di carta riceveranno fino al 2% di rimborso quando spendono con questi commercianti a seconda del loro livello. Cosa vuol dire anche questo? Vuol dire semplicemente che sarà un acquisto normale, quindi l'abbonamento di Spotify e Netflix, se lo andate a pagare con la carta verde, ad esempio, avrete il rimborso del 2%, esattamente come succede per qualsiasi altro acquisto. I membri privati in possesso di una carta Ice White, Frost Rose e Gold Obsidian continueranno a beneficiare di vantaggi e di sconti per commercianti esistenti. Quindi, se abbiamo la carta da 350 euro, non avremo più Spotify gratis. Se abbiamo la carta da 3.500 euro, non avremo più Spotify e Netflix gratis. Se abbiamo le carte da 3.500 euro o 350.000 euro, continueremo ad avere Spotify e Netflix gratis. Per i titolari di carta che effettueranno l'upgrade della carta, eccetera, eccetera, praticamente avranno per 6 mesi, a partire dalla data dell'aggiornamento, i rimborsi dai commerciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi farà una carta oggi, domani o tra 4 mesi avrà 6 mesi di Spotify e Netflix gratis, dopodiché basta. Quindi vi pagano praticamente 6 mesi di ciò che fino ad oggi era gratis tutti i mesi. Infatti qua dice proprio che gli sconti commerciali per i nuovi titolari di carte saranno validi per 6 mesi. A partire dal 23 luglio 2022, i nuovi utenti di carta Visa, Jade Green, Royal Indigo e Ruby Steel potranno beneficiare di sconti commerciali solo per i primi 6 mesi dopo l'attivazione della carta. Successivamente il beneficio di sconto di 6 mesi scadrà e non riceveranno più rimborsi in CRO. Questa revisione è applicabile a tutti gli sconti commercianti per i quali i titolari di carta sono idonei in base ai loro livelli. I membri privati con una carta Obsidian, Ice White, Frost Gold continueranno a beneficiare di sconti senza scadenza. Non ci sono modifiche agli altri vantaggi della carta, i titolari della carta possono continuare a beneficiare di uno sconto fino al 2% sulla loro stessa. Stiamo esplorando nuove partnership per sbloccare maggiore valore, dei vantaggi, bla 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 bla, e vedremo. Insomma, il succo del discorso ora è che non ci rimborsano più Spotify e Netflix, a meno che abbiamo almeno la carta da 35.000 euro. Per ora è così. Dicono che stanno lavorando nuove cose, magari introdurranno qualcos'altro, questo non lo sappiamo. Ora la situazione è questa. Quindi andiamo già al domandone, quindi parte qua la seconda parte del video dove andremo a ragionare e risponderemo a quella domanda che vi state facendo di sicuro, ovvero, ma ne vale ancora la pena? Non lo so. Allora, vediamo intanto una cosa, andiamo alla schermata delle carte e esaminiamola un attimino. Eccola qua. Allora, prima di partire a esaminare va fatta una premessa. Che cos'è la cosa più importante delle carte di Crypto.com?
è il poter spendere le cripto. Quindi è un modo rapido per convertire le nostre cripto in euro e spendere le cripto. Abbiamo delle cripto su crypto.com, andiamo a convertire in euro con un click. Con un click andiamo a ricaricare la carta e andiamo a spendere. Ovvio che con un cashback del 3% com'era, uno cosa faceva? Oltre a questa funzione, gli dava proprio la funzione di carta principale. Quindi usavamo magari il nostro bancomat del conto corrente per ricaricare la carta di crypto.com e avere così un cashback su qualsiasi acquisto. Che cosa ha fatto crypto.com? Intanto ha messo una fee, una commissione, quando andiamo a ricaricare la nostra carta crypto.com con un'altra carta. Quindi, prima cosa. Lo possiamo fare sempre gratuitamente, certo, come usando il bonifico. Quindi se noi facciamo un bonifico a crypto.com e poi con il bonifico carichiamo la carta, possiamo spendere i nostri soldi con la carta di crypto.com e avere comunque cashback. Questo quindi era un valore aggiunto, ovvero se il valore principale della carta è ok spendere le nostre cripto in modo rapido, avere un cashback è sicuramente un valore aggiunto. Tant'è che diventava anche un investimento, quindi fare questa carta era comunque un investimento. Vuoi per il cashback? Vuoi perché c'era Netflix rimborsato? Vuoi perché c'era Spotify rimborsato? Vuoi perché andremo a vedere c'era anche comunque un interesse dei nostri promessi in staking? Il tutto andava a dare un interesse. Tutto questo nei mesi a venire è sceso. Ora esaminiamo appunto le carte. La prima carta, la Vine Blue, è completamente gratuita, non costa nulla. Non ci dà nessunissimo cashback, è semplicemente una carta che altro non serve che a spendere appunto le cripto con una carta, basta, serve solo a quello. La Ruby Steel è scesa all'1% di cashback già da un po', con un massimo di $25 al mese in cashback e con Spotify solo per i primi 6 mesi. Dopo 6 mesi sarà una carta che ci dà l'1% di cashback, punto e basta. Quanto costa? Bisogna investire €350 in Crow. Ha senso? Secondo me è quella che ha più senso al momento. Perché tra l'altro se vi iscrivete, se ancora non avete una carta crypto.com e vi iscrivete con un referral che vi lascio qua sotto, vi regalano $25. Quindi andrete a scontare da €350 i $25 in omaggio. Quindi diciamo che andate a pagare a €325. Ci può stare, costa poco, i soldi comunque sono investiti in Crow. Quindi ora Crow tra l'altro costa una miseria perché è bassissimo. Secondo me ci può stare, la Ruby Steel al momento è la mia preferita. Vediamo invece la Royal. La Royal era la mia preferita assolutamente, io ho la Royal. La Royal dà ora un 2% di cashback, anche questo che è calato. $50 al massimo al mese, che comunque bisogna già farne di cashback, insomma come limite può anche andare bene. 6 mesi di Spotify pagati, 6 mesi di Netflix pagati. Prima chiaramente avevamo Netflix per sempre, Spotify per sempre. In più, questi €3.500 di Crow hanno un 4% di interesse. Quindi, sì, insomma, ci dà un 4% di interesse, non è tantissimo, ma ok. Il fatto è che ora, perdendo Spotify e perdendo Netflix, a parer mio, la Royal e la Jade sono le carte più stupide di crypto.com perché costano troppo, ovvero noi paghiamo €3.500 per avere un 4% all'anno di questi €3.500 in Crow e un 2% di cashback, basta, troppi soldi, anche perché la concorrenza fa molto meglio. La concorrenza fa molto meglio e io parlo della carta di Binance. Ora, in questo video non farò un confronto diretto con la carta di Binance e la carta di crypto.com, se no diventa un video di 7 ore e mezza e i video lunghi non piacciono a nessuno. Quindi se volete un video dove vi confronto a pari pari la carta di Binance e la carta di crypto.com, proprio confrontata a uno in modo da capire qual è la migliore, scrivetelo qua nei commenti, mettetemi like al video, fatemi capire che questi video vi interessano e vi faccio un video con i paragoni delle carte così possiamo parlarne. Ovviamente andiamo sulla Frost e l'Ice White, qua abbiamo un 3% di cashback, abbiamo Spotify gratis per sempre, Netflix gratis per sempre, Prime gratis per sempre, abbiamo uno sconto su Expedia, vabbè la lounge aeroportuale non ve ne ho parlato, in effetti abbiamo anche la lounge aeroportuale. Il fatto è che questa è buona come cosa perché comunque tra l'altro i €35.000 come nella Jade prendiamo un interesse non del 4 se non sbaglio del 6, non mi ricordo più se del 6 o dell'8 perché con mille modifiche ora faccio confusione anche io. Comunque abbiamo un 3% di cashback su tutti gli acquisti e abbiamo appunto tutte queste cose che vi ho detto gratis. Però è tanto, nel senso che €35.000 per avere tutto questo è tanto. Quindi non lo so anche qua, io se prendo €35.000 di Crow e li metto in DeFi in staking probabilmente ci faccio di più, quindi su questa c'è da ragionare anche perché il cashback è praticamente infinito, quindi non ho il limite dei $50 come nella Jade ma non ho limiti, quindi se uno proprio spende tantissimi soldi può avere senso, se no non lo so.
Poi c'è ancora la carta da 350.000 euro, ma di questa neanche ne voglio parlare, perché 5% di cashback, ok, abbiamo tutti gli Ambaradan gratis, ma anche no. Quindi qua parte il ragionamento. Allora, se vogliamo una carta giusto per spendere le cripto, a sto punto va valutata anche quella completamente gratis. Chi se ne frega, non abbiamo cashback, ma abbiamo un metodo rapido per spendere le cripto. Vogliamo un cashback? Benissimo, facciamoci quella da 350 euro. 25 euro vengono scontati, usate il link qua sotto in descrizione, vi fate quella, avete per 6 mesi Spotify pagato e avete un 2% di cashback. Ci sta, è buona, secondo me è la migliore, 350 euro da investire in CRO, tra l'altro ripeto è un ottimo momento, le CRO sono davvero bassissime, quindi io ora farei quella. Ovviamente non è un consiglio finanziario, le solite cose, insomma io dico la mia, ma la mia conta niente, è un parere mio. La terza che io ora come ora non la farei manco morto. Qual è il problema vero? Il problema è che io mi metto nei panni di chi ha fatto la terza carta, quindi quella da 3.500 euro, quando magari le CRO costavano 40 centesimi. Ha investito in una carta che aveva un valore intrinseco molto alto, perché comunque dava una percentuale alta di staking sulle CRO. Dava un buonissimo cashback, dava Netflix e Spotify gratis, quindi era un ottimo investimento. Adesso si trova questa carta pagata 3.500 euro, che se va a riscuotere i soldi sono un sacco di meno, perché adesso le CRO costano 11-12 centesimi invece di 40. Il cashback cascato, la percentuale di CRO in stake cascata, non abbiamo più tutti i servizi vari Spotify, Netflix e compagnia cantante. Che bisogna fare? Bisogna secondo me tenersela almeno fino a quando le CRO non risalgono e quindi non si vanno a perdere soldi. Inutile andare a levare 3.500 euro di metterci anche dei soldi. Il problema di Crypto.com a parer mio è che c'ha un modo di comunicare pessimo. Tu non puoi mandare un messaggio via mail dicendo boh, da domani è così. E che cacchio? Fammi una roadmap, nel senso dimmi adesso sarà così, poi ci sarà questo cambiamento, questo, quest'altro, non decide che fare. Mettiamo che uno abbia la carta da 3.500 euro, voglia fare l'upgrade da 35.000 euro, perché dice boh, sai cosa, io Spotify gratis lo voglio, Netflix gratis lo voglio, il cashback a 3% mi fa comodo, quelle CRO in stake va bene così, la faccio. Ma io che certezza ho che tra 3 mesi Crypto.com mi dice boh, anche sulla Frost e sull'Ice togliamo Netflix e Spotify o abbassiamo il cashback? Non sono più credibili, perché fanno troppi cambiamenti così, un po' a cazzo. Ovvio che se ne spendo 3,50 va bene, ma 35.000 insomma. Poi ripeto, il vero problema è che dall'altra parte Binance ci dà una carta con un ottimo cashback con molti meno soldi, ma quello appunto lo vedremo in un altro video. Io spero che questo video ti sia stato utile, sarei molto curioso di sapere la tua, quindi se hai un parere su quello che è successo scrivimelo qua sotto così ne possiamo parlare. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, se non l'hai fatto ti chiedo ancora di lasciare un bel like, iscriverti al canale e premere anche sulla campanella, così mi aiuterai un sacco a far crescere questo canale e noi ci vediamo al prossimo video.